Prosegue l'attività di monitoraggio della Polizia Municipale di Arezzo sulla massiccia diffusione di alcolici tra gli adolescenti, emersa con evidenza la notte di Halloween, con il record di interventi del 118. Il problema si era radicato soprattutto sugli under 16, quindi in una fascia di età molto, molto giovane. Non è che le fasce di età superiori godano di differente, diciamo così, problematiche, però quello che ci ha colpito è stato proprio l'età molto giovane di questi ragazzi. E soprattutto questo spiega probabilmente anche quel numero di ricoveri in ospedale che sono stati su tutti i giornali. Sul tema prosegue l'impegno dell'associazione Futura Aretino, che promuove insieme all'Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei un incontro sulla proposta dell'apertura pomeridiana delle sale da ballo. Terremo al Feltrinelli Point il 28 gennaio alle ore 16:30. Questa assemblea è aperta alle famiglie, ai ragazzi e interverranno anche il comandante della Polizia Municipale. So che verrà anche il sindaco a farci un saluto. Ecco, noi ci rivolgiamo alla cittadinanza di Arezzo, vogliamo che tutte le persone si interfaccino con noi. Non è un convegno il nostro, è una cosa aperta. Quindi proprio anche per ascoltare delle proposte, perché no?